quasi fatta. Sam! Oh, devi imparare a guardarti le spalle. Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino. Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi. Fa quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la polizia. Ho un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? È qui fuori. E il non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Mm-hmm. Bel salto. Andiamo, dai, dammi la mano. Ehi, sei leggero. Le suore ti danno da mangiare. Questo posto è deserto. Dove sono gli altri? A un ritiro religioso. Me li ricordo. Dove sta padre Duffy? È l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. Non mi servono ramanzini. Di qua. Ci siamo quasi. È stato facile. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. O almeno credevo di averlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto? Tu seguimi. Guarda qua. Wow. E ora siamo pronti a salire. L'hai mai fatto prima? Un paio di volte. Su, forza. Tocca a te. E tu cosa combini? Lavoro soprattutto. Esci ancora con quella tipa? Sì. Crystal? Ma abbiamo alti e bassi. Per ora, soprattutto bassi. Ok. E ora... Niente paura! Andiamo, Nathan! Non pensare e salta! Puoi farcela! Tengo! Visto? Niente di che. Già. Una passeggiata. Resta con me. Forte, eh? Fortissimo. Di qua. Ti seguo. C'è un salto. Ok. Dai. Resta al centro. Procedi con calma. Con molta calma. Ups.
dici che è peccato? Forse abbiamo peccato. Stai andando bene. Pronto, Tarzan? Sì. Vai avanti. Oh. Sì. Vai avanti. Sul campanile, forza. Bel panorama, eh? Sì. Non male. Eri già stato quassù. Su questo tetto? No. Sai dove devi andare, giusto? Più o meno. Aspetta qui e guarda me. Puoi farcela. Puoi farcela, Nate. Dai, coraggio. Oh, merda! Ci ho preso! Forza! Andiamo. Ce l'ho fatta? Sì. Certo che sì. Forza, seguimi. Sai cosa? Questa volta lo fai tu. Davvero? Sì, davvero. Io ti vengo dietro. Bravo, Nathan. Ok. Proviamo. Dai, dopo di te. Scendi. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Che te ne pare? Eh? Wow, hai preso la 250. 250? Che stai farneticando? No, è la 502 cilindri. Incredibile. Già. Dove l'hai rubata? Wow. È un colpo basso. Ok, devi sapere che sono molto cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su, monta in sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso? Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni riuscirai... Un paio d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa?
Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì.